cercare di incoraggiare il vostro entusiasmo ricordandovi che sono l'ultimo comico. Allora, per chi non mi conoscesse ancora, vi presento velocemente. Io sono Mirko Dral, come sentite ho un cognome un po' particolare perché sono di origini egiziane, ma tranquilli, stasera non sono qui per farmi esplodere. Anche perché vedete, due litri al gay pride, a metà, pensate che pure di notte, non è vero. Allora, giusto per presentare il minimo, a me piace fare uno spettacolo per tutti, anche per gli omofobi. Non si sente? Ora si sente. Diciamo che devo prendere per manualità, diciamo. Allora, a me piace fare uno spettacolo per tutti, anche per gli omofobi, per cui stasera, per gli omofobi che ci seguono da casa, vorrei dire: sono gay, ma non è colpa mia. Io sono gay perché sono il terzo di tre gemelli. Voi direte: cosa c'entra? Allora, è una legge scientifica proprio basilare, se non la, se siete ignoranti ve lo spiego io. Allora, la donna ha due seni, ok? Il primo gemello si attacca a un seno, il secondo gemello si attacca all'altro seno e il terzo gemello si attacca dove trova, diciamo. Allora, sono contento adesso, periodo Gay Pride, così almeno combattiamo un po' il pregiudizio. Io sono sempre stato vittima di pregiudizi sin da bambino, ma non tanto perché si vedesse che ero gay, perché è sicuro che se non metto i tacchi di solito la gonna, però al di là di quello, io sono figlio di mamma siciliana, quindi terrone, e papà egiziano, quindi extracomunitario. Adesso sto lavorando per avere un fidanzato negro comunista, così ce l'ho tutto. Ad ogni modo, sin da piccolo io ero vittima, diciamo, di pregiudizi, perché appunto mio padre è arabo e tutti mi dicevano: senti, ma perché gli arabi non ridono mai? Non è che non ridono mai, è che sono sopra pensiero, poverino. Ora, immedesimati, no? Loro arrivano da un paese dove per cultura non mangiano i maiali, poi vengono da noi che a loro insaputa non solo li mangiamo, li lasciamo anche governare. Capito? Ti girano la testa. E poi un periodo storico per i musulmani che hanno ben poco da ridere, perché dove vanno vanno, la gente si caga addosso solo che li vede. Allora, diciamolo una volta per tutti: non è vero che tutti i musulmani sono dei terroristi. Oh, sarebbe come dire che tutti i cristiani sono dei pedofili. Non è vero, non è vero. Solo quelli vestiti di nero. Allora, dobbiamo aprire le menti. C'è un problema di incomprensione tra culture differenti. Ma senza andare lontano, c'è un problema di incomprensione ancora tra me e mio padre. Dopo anni ho fatto camminato, ogni tanto giro per casa, lui mi ferma e mi fa: aspetta, aspetta, non parla bene di italiano, aspetta, ma tu ne sei sicuro di essere gay? Papà, diciamo che sono sicuro. È sicuro, sicuro? Papà, così dico. Attenzione la massima di mio padre: com'è che l'hai fatto essere gay? Sei così alto. Quindi, capito, è inutile che ci stiamo a stupire poi se c'è omofobia, razzismo. Allora, mio zio, fratello di mio papà, lui è proprio musulmano integralista, burka, toga, è venuto a trovarci dall'Egitto, è arrivato a Malpensa, poverino, era stanco, voleva bere un po' d'acqua, ha appoggiato a terra lo zaino, 30 secondi Malpensa era la città fantasma, fuggi generale, una roba. Quindi lui, poverino, a causa dello shock, va in farmacia. Voi sapete che in farmacia ci sono sempre gli anziani, anche se non stanno male, fanno la coda, si chiama coda preventiva, non si sa mai, tu lascia fare. D'estate i cantieri, troppo caldo, va. Vabbè, arriva mio zio miracolosamente il suo turno, ha fatto la divisione dei vecchi, va dal commesso e gli dice: mi scusi, per favore, mi dà qualcosa per favore, che mi scoppia la testa, tutti giù! Siamo razzisti e non lo sappiamo. Allora, cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi di chi è diverso da noi, perché poi arriva ovviamente agli omosessuali. Allora, i musulmani sono degli eroi. Se tu guardi, gli uomini musulmani sono degli eroi. Sì, cazzo! Hanno 7 mogli. Ok?
che significa sette rotture di palle, sette donne che parlano con fare incontrastato per tutta casa, sette spazzature, sette suoce, cioè sti poveri cristi. Si ritrovano che più che le sette mogli hanno le sette piaghe d'Egitto. Poi non c'è da sorprendersi se qualcuno di loro non regge e si può esplodere, poverino. Bisogna capire. E poi fanno delle robe per me incomprensibili in Ramadan. Da quando sorge il sole fino a che non tramonta, non possono mangiare, non possono bere, non possono fumare, non possono introdurre nulla in bocca. Da qui capiamo perché i musulmani e gay cozzano, diciamo, non questioni pratiche. Allora, sull'omosessualità i musulmani sono molto incoerenti. Prima ti istigano e poi ti lapidano. Allora, per esempio, gli uomini vanno in giro con la toga senza le mutande sotto. Voi dite come per saperlo, cose mie. Vanno in giro mano nella mano tra maschi. Vedete, mai visto un uomo, una donna musulmani mano nella mano? No. E poi il saluto arabo è tipicamente provocatorio. Voi sapete, no? Saluto arabo, salam aleikum. E loro come ti rispondono? Aleikum salam. E la cosa rapidi! Quindi non c'è da stupirsi, se già tra culture diverse facciamo del razzismo, abbiamo delle ostilità, figurarsi tra gente che non la pensa allo stesso modo a letto, l'omofobia, dai. Allora, tutti i gay prima o poi devono essere vittime di omofobia, se no non sei gay. Cioè, tu per essere un vero gay patentato devi essere stato vittima di omofobia. Io infatti sono stato vittima di omofobia, ero ad una festa, c'era un ragazzo che a mio personalissimo gusto sembrava un tipo molto piacente, quindi mi è sembrata fosse una bella idea andare da lui a dirgli che a mio personalissimo gusto sembrava un tipo molto piacente. Quindi lo fermo e gli dico, senti, tu, a mio personalissimo gusto sembri un tipo molto piacente. Pensate l'aggressività con cui mi ha risposto grazie, ma non vado a letto con gli omosessuali. Questo significa che se io fossi stato eterosessuale lui sarebbe venuto a letto con me, omofobo! È pervertito! Allora, vorrei un attimo soffermarmi sulla parola omofobia. C'è qualcosa che non torna, perché mettere la paura di mezzo? Cioè, omofobia. Io sono aracnofobico. Quando vedo un ragno, vi giuro che mi sforzo, ma viene fuori l'eterosessualità che c'è. Oddio, un ragno! Un ragno, uccidilo! Uccidilo, ma amore, un ragnetto di collate che gli starebbero i collate, addirizzato che gli starebbero i collate di mia madre, uccidilo! Ma poverino, poverino, ci sarà quando sarà lui a prepararti la cena per poi andare a letto senza un bacio, un braccio, non grazie di esistere. Uccidilo! Ma perché lo devo uccidere? Perché tu ti sei messo la camicia del cazzo e ti ho chiesto qualcosa? No, e allora uccidilo, io solo perché te lo chiedo io. Uccidilo! Ma amore, sì, amore, adesso amore, invece ieri. Va bene, devi uccidere il ragno! Affanculo, questo per dire, questa è la reazione di qualcuno che ha una fobia. L'omofobo non ha paura dei gay, non è che vede un gay e fa oddio un ricchione. Bisogna coniare un altro termine, non lo so, bigotto, testa di cazzo, vedete voi. Anche perché tu vai sul dizionario, ho sentito qualcuno dei colleghi che lo fa, tu cerchi le parole, alla definizione omofobia ciò che trovi è paura ossessiva di scoprirsi omosessuali. Lo sa pure il devoto Oli che chi disprezza compra. E poi dico, questi dovrebbero ringraziare. Cioè, avete visto alcuni membri della comunità LGBT e tutto il codice fiscale? Cioè, e solo grazie al fatto che alcuni di noi sono gay che alcuni cessi etero riescono ad avere un'opportunità con una bella donna, perché queste sono disperate. Queste invece insultano, sbeffeggiano. Poi c'è chi deve andare dalla psicologa. Io mi vergogno di ammetterlo, ma io sono stato dalla psicologa la prima volta perché non accettavo la mia omosessualità. Direi che ha fatto un ottimo lavoro. E ci sono omofobi di tanti tipi, adesso non li sto a elencare perché ho paura di andare lungo, però gli omofobi, la categoria che io preferisco sono gli omofobi timorati di Dio. Sì, quelli che dico
dicono Dio non approva, Dio non acconsente, Dio giudica. Anche noi gay giudichiamo tutti quanti, ma nessuno ci tiene sul palmo di mano. Peccato. E poi ti dicono queste frasi, no? Puntano su due cose, la naturalità e il figlio. Ti dicono, ma Dio ha creato l'uomo e la donna, sono così naturale. Vogliamo promuovere la naturalità delle cose? Brutta piccola testa di cazzo. Perché io scommetto che se a te viene un tumore, che è naturalissimo, tu fai di tutto per cambiare la naturalità delle cose. Ma io vorrei che uno di questi personaggi divenga un tumore, che poi vada dal medico pro natura e che gli dice, hai il tumore. Non lo dire in giro, che poi non trovi lavoro. Hai il tumore e ti vuoi curare? Ma no! Ma cosa ti puoi lasciare fare? È naturale, no? Ai miei tempi, quando non c'era tutta questa mentalità aperta, tutta questa tolleranza, quelli che avevano il tumore morivano. Muori che è meglio! Ecco, muori testa di minchia, muori!